Tutte le news sull'Alessandria Calcio, lunedì alle ore 13 su 7 Gol. Grigi nel cuore. Al via il 12 settembre l'anno scolastico 2022-2023, in corso le ultime nomine del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in coda in 1400 davanti alla sede dell'ufficio scolastico territoriale di Alessandria Asti. I carabinieri di Alessandria hanno bloccato una baby gang autrice di una rapina ai danni di un 18enne che stava aspettando seduto su una panchina in piazza D'Annunzio un amico. Ha trascorso alcuni giorni di vacanza nella villetta di Cogne Anna Maria Franzoni, lo stesso luogo dove la donna uccise 20 anni fa il figlioletto Samuele. Torna da domani e ancora l'altro fine settimana all'appuntamento con Golosaria in 31 paesi del Monferrato. Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In molti arrivano dal sud Italia, altri da più vicino rispetto al luogo di assegnazione di un posto ATA nel mondo della scuola alessandrina e astigiana. È in corso la chiamata per quanti, circa 1400, sono inseriti nella graduatoria a scorrimento in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico in programma lunedì prossimo. In circa 1400, fra ieri e oggi, in coda davanti alla sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria Asti, nella speranza di trovare la collocazione più idonea come personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L'avvio dell'anno scolastico 2022-2023 è imminente e tutti i tasselli per offrire una scuola performante stanno passo dopo passo componendo un quadro sempre più completo. Molti candidati, convocati nella graduatoria a scorrimento, arrivano dal sud Italia. Il signore è in attesa dalle prime ore della mattina per essere chiamato, nomine ATA. Lei da dove arriva? Io arrivo dalla Sicilia, però è già 2 anni che lavoro qua in provincia d'Alessandria, quindi speriamo bene che anche quest'anno riesco a prendere una nomina. Che incarichi ha avuto fino adesso? Come collaboratore scolastico. C'è attesa, c'è speranza di essere collocate. Da dove arriva? Dalla Calabria, Cosenza. Sì, beh, c'è tensione anche, sperando di trovare una sistemazione, ecco, sì. Un traguardo che si avvicina, lei da dove arriva? Dalla Sicilia, in provincia di Agrigento. Ha una preferenza, ha dato delle preferenze per le scuole? Sì, le preferenze ci stanno perché comunque ci appoggiamo nei vari paesi dove abbiamo lavorato negli anni passati, quindi speriamo di ritornare lì, però quello che è. Io vengo dalla Calabria e da 2 anni che lavoro qua, anche se il primo anno ero incinta, quindi sono andata in maternità. Adesso sarebbe il secondo anno, ecco. Quindi è alessandrina d'adozione a tutti gli effetti? Eh sì, ho studiato anche qua a Genova, quindi comunque da tanto che sono qua. Qual è la qualifica a cui aspira? Adesso mi hanno chiamato come collaboratore scolastico, sono prossima alla laurea, quindi spero in altro anche. La signora è dell'Alessandrino, anche lei in coda per le nomine ATA? Sì, sono di Ozzano, Monferrato. E dal 2017 che sono insomma iscritta alle graduatorie, però per me è la prima esperienza questa, perché di solito rispondevo alle convocazioni via mail. Un po' d'ansia per due. Noi puntiamo all'istituto Bassavalle Scrivia, che l'anno scorso ci siamo trovati più che bene, speriamo che ritorniamo là. Quindi lei conferma che ha un luogo del cuore, una scuola del cuore? Sì, la Bassavalle Scrivia. Di Castelnuovo come collaboratore scolastico, perché ci siamo trovati bene con il personale. Voi state aspettando di essere chiamate, con quali aspettative? Sì, con la speranza che rimanga qualche posto a Novi, perché vengo da Novi Ligure, spero di riuscire a prendere un posto per non viaggiare.
E la signora? Stessa cosa, spero anch'io di prendere un posto, una nomina a Novi, perché almeno così non viaggio e sono già 2 anni che sono collaboratrice. Lei è appena uscita, la nomina ha avuto buon fine? Sì, per fortuna sì. Sì, sì, ho scelto la scuola che volevo, a Novi Ligure, il Ciampini Boccardo. Speriamo bene. Io sono originaria sarda, vivo a Pozzolo Formigaro. Un bocca al lupo a tutti e un anno speriamo che sia buono. Anna Maria Franzoni torna con la famiglia nella villetta di Cogne, teatro dell'uccisione del figlioletto Samuele, per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Ad immortalarla è stato il settimanale Giallo, che ha pubblicato alcune foto esclusive. Sentiamo Katy Porceddu. Le foto ritraggono una villetta come le altre, tipica dimora di montagna, ben curata con rose e margherite gialle in bella vista. Fin qui niente di strano, se non fosse che quella villetta si trova a Cogne e che dentro a quelle mura, il 30 gennaio del 2002, si consumò uno dei delitti che maggiormente scatenò un carosello mediatico senza precedenti. L'Italia intera condannò ancor prima della sentenza Anna Maria Franzoni, che forse in un momento di raptus uccise il figlioletto Samuele di soli 3 anni, fracassandogli il cranio con un oggetto che non fu mai ritrovato. Condannata in 3 gradi di giudizio, nel 2019, tra indulto e libertà anticipata, ha finito di scontare la pena e da donna libera, con il marito Stefano Lorenzi, che non l'ha mai abbandonata, e con altri 2 figli, uno nato durante la battaglia legale per dimostrare la sua innocenza, la Franzoni quest'estate è tornata in quella villetta per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Ad immortalarla è stato il settimanale Giallo, che questa settimana ha pubblicato le foto esclusive che ritraggono una donna serena, vestita di bianco, mentre scherza in giardino con 2 giovani. Le immagini dimostrano lo stretto legame della famiglia con questa casa, diventata anche terreno di scontro con l'ex avvocato Carlo Taormina, che a credito di 450.000 euro per il suo onorario voleva che la villetta fosse venduta all'asta. Oggi Anna Maria Franzoni ha 51 anni e vive a Bologna. Nonostante si sia sempre professata innocente, non ha mai riscosso molta simpatia tra la gente, che non ha smesso di giudicarla una madre killer, fredda e bugiarda. A Cogne gli abitanti non commentano la scelta di tornare in quella villetta degli orrori, ma sono in molti a domandarsi come possa ritrovare serenità fra quelle mura che 20 anni fa videro la morte del suo piccolo bambino, massacrato nella camera da letto genitoriale con 17 feroci colpi alla testa. I carabinieri di Alessandria hanno tempestivamente bloccato una baby gang composta da 3 minorenni di nazionalità straniera, autori di una rapina ai danni di un 18enne che stava aspettando, seduto su una panchina in piazza D'Annunzio, un amico. La vittima era stata avvicinata con la richiesta di sigarette. Al suo rifiuto sono scattate le minacce, seguite dalla sottrazione del pacchetto che il 18enne teneva in mano. Strattonato dai 3, che lo hanno poi circondato, il malcapitato veniva alleggerito del borsello contenente effetti personali e 20 euro in contanti. Mentre la baby gang fuggiva, il 18enne chiamava il 112, forniva una descrizione dettagliata degli autori della rapina. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Alessandria Cristo e della sezione radiomobile, che hanno individuato poco più in là e arrestato i 2 minori e deferito in stato di libertà un terzo per rapina. L'arresto di 2 dei 3 minorenni è stato possibile soprattutto per i precedenti degli stessi, che lo scorso 30 gennaio nel Novese si erano resi responsabili di un furto con strappo e di una rapina aggravata. Era stata una pensionata di Novi in quell'occasione a chiedere l'intervento dei carabinieri in piazza Falcone e Borsellino, rintracciando i 2 minori ancora in possesso del telefono cellulare sottratto all'anziana, scippata della propria borsa. Nello stesso giorno i 2 si erano resi responsabili di un altro reato, denunciato lo scorso 4 febbraio da una donna scippata in via Papa Giovanni XXIII, sempre a Novi. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri erano riusciti ad identificare i 2 autori e a sequestrare la bicicletta usata per commettere i reati.
Voltiamo pagina, continuano gli attacchi hacker all'ASL di Torino, scatta l'incubo sicurezza, rubati i dati dei pazienti, anche cartelle cliniche ed esami. Il sistema sta tornando alla normalità, ma i disagi non sono ancora del tutto terminati. Sono in corso le indagini della polizia postale. Gli hacker particolarmente attivi stanno adesso cercando di infiltrarsi nelle nostre messaggerie personali dei telefonini. Sentiamo De De Vinci. Con una nota diffusa dalle agenzie di stampa il 19 agosto era stata resa pubblica la notizia che un grave attacco hacker era stato portato ai danni dell'ASL Città di Torino. Lo aveva reso noto l'azienda sanitaria che, appena scoperta la violazione del sistema informatico, aveva cercato di tranquillizzare dicendo anche di aver provveduto a bloccare tutti i sistemi informatici aziendali per effettuare le verifiche di monitoraggi indispensabili per mettere in sicurezza i dati e quindi ripristinare gli applicativi aziendali cautelativamente bloccati. Ad essere stati presi di mira erano stati gli ospedali San Giovanni Bosco, Maria Vittoria, Martini e Oftalmico di Torino. I pirati del web avevano subito bloccato, comunque reso difficile, il sistema di prenotazione di visite, triage e pronto soccorso. Ma oltre a questo, è stato confermato dalla stessa azienda proprio ieri sera con una breve nota, l'attacco non è stato debellato del tutto. Preoccupa il fatto che gli hacker siano riusciti ad impossessarsi dei dati sensibili di molti pazienti. La preoccupazione immediata è che venga messo a rischio il rapporto di fiducia tra medici e pazienti. Qualche giorno fa la Regione Piemonte aveva mandato un lungo comunicato in cui elencava tutti i reparti che erano stati riattivati e le operazioni di ripristino da parte degli informatici interni addetti alla sicurezza cibernetica degli ospedali. I protocolli sono stati seguiti ed il danno è stato contenuto, ma alla fine, dopo oltre 20 giorni, la stessa ASL ha confermato che il furto dei dati era avvenuto. Era già successo in precedenza, quando i nomi di molti pazienti erano stati diffusi poi nel dark web con conseguenze difficili da calcolare. La polizia postale affianca gli informatici della cyber security degli ospedali, ma che gli hacker siano particolarmente attivi lo si vede anche proprio dalla prima pagina internet della Polizia di Stato, il sito della Polizia Postale per la sicurezza informatica. Qui si trovano i consigli per difendere anche le nostre app sui telefonini personali, ad esempio WhatsApp o i social che usiamo di più. In questo periodo sotto attacco da gruppi internazionali che agiscono da paesi più lontani e in continenti diversi. Meglio perdere qualche minuto per imparare qualche tecnica di difesa cibernetica che possiamo applicare anche da soli. Il comune di Acqui Terme punta al risparmio. Sono probabili quindi alcune modifiche ad alcuni investimenti su progetti approvati e finanziati con i fondi statali PNRR. Sentiamo Fabrizio Mattana. I progetti avviati lo scorso anno grazie ai fondi PNRR destinati ai comuni con oltre 15.000 abitanti saranno portati avanti dall'attuale amministrazione comunale di Acqui Terme, che tuttavia per alcuni di essi prevede leggere modifiche. Ad esempio l'investimento per la riqualificazione della casermetta Bainsizza potrebbe scendere sotto i 2 milioni di euro. Era stato inserito nell'ampio progetto di rigenerazione urbana di alcune zone della città. La piccola caserma in origine avrebbe dovuto trasformarsi in parte in un'area museale, in parte in un'area commerciale, recuperandola totalmente, rendendola inoltre punto di partenza di un percorso ciclabile di collegamento tra i paesaggi protetti dell'UNESCO. Non si sa quali modifiche la nuova amministrazione apporterà all'idea originale, è certo però che il comune è intenzionato a ridurre le spese. In zona bagni è stato giudicato antieconomico il progetto da 700.000 euro per il restyling dell'area adiacente al centro congressi. La piazza che lì dovrebbe essere ricavata apparirebbe come una sorta di anfiteatro. L'urgenza però, secondo il comune, è completare i lavori del cosiddetto palarugine, che da tempo richiede interventi manutentivi e viene attualmente utilizzato in deroga per ospitare eventi. Nei prossimi mesi infatti la struttura ospiterà ancora manifestazioni scacchistiche, enogastronomiche e probabilmente una festa dedicata ai più piccoli nel periodo natalizio. Poi verrà chiusa per 3 mesi per effettuare i lavori che la renderanno completamente agibile. L'intervento principale, specifica l'ufficio tecnico, sarà la realizzazione del sistema di evacuazione di emergenza. I fondi statali
erogati al comune di Acqui Terme nell'ambito del PNRR equivalgono, ricordiamo, a circa 5 milioni di euro. Il 10 e l'11 settembre e poi ancora sabato 17 e domenica 18, 31 paesi sulle colline del Monferrato saranno in festa per la nuova edizione di Golosaria. Cristiana Zanetto. 4 giorni e 31 castelli sono i numeri che mette in campo questa edizione di Golosaria a spasso nel Monferrato. Il fine settimana del 10 e 11 settembre e poi quello del 17 e 18 i paesi del Monferrato saranno in festa per mostrare le loro bellezze e far provare ed assaggiare le tante e diverse specialità culinarie del territorio. La manifestazione creata da Paolo Massobrio con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria da ormai 16 anni racconta la storia di questa parte del Piemonte. Si inizia il 10 con la visita al castello di Casale Monferrato per una festa che tra musei aperti e banchi d'assaggio continuerà fino alle 23 per riprendere la domenica. Il fine settimana successivo sarà la volta dell'edizione inedita di Barbera e Champagne, ovvero l'incontro tra i grandi vini rossi del Monferrato riuniti sotto l'egida del consorzio Barbera d'Asti. È una manifestazione che ormai da, mi pare, 17 anni va avanti e vede sempre incrementare non solo le presenze ma anche l'importanza della manifestazione. Importanza che è determinata dal fatto che molte persone da fuori provincia vengono in questa manifestazione e anche dal fatto che Golosaria viene portata fuori provincia, mi riferisco in particolare a Milano, dove fa conoscere il Monferrato. A fare da cornice alle golosità del palato ci saranno le delizie dell'estetica e le informazioni della storia, ossia più di 30 paesi e castelli e strutture ricettive della provincia di Alessandria ed Asti, ad iniziare dal castello di Gabbiano, al castello San Nazaro di Giarole e al castello di Piea, che apriranno le loro sale alle visite guidate. Tutte le informazioni sull'evento su www.golosaria.it. Siamo nella regione più castellata d'Italia, ma lo attestano anche documenti storici, l'ultimo l'ho rinvenuto in Vaticano, no? Dove c'è una cartina geografica del 1500 che parla del Monferrato e ogni paese ha il suo castello. E questo è ancora attuale, contemporaneo, attorno al castello c'è questo segno di pace che è la vite, che vuol dire prosperità, ma oggi nel Monferrato vuol dire investimento, tanti nuovi investitori che sono arrivati da fuori e che hanno creato modelli di enoturismo vincente. Molto ricca la pagina sportiva che andrà in onda fra poco. Parleremo di calcio, del debutto casalingo dell'Alessandria contro l'Entella, ma anche di automobilismo, ciclismo, basket, con anticipazioni sui principali avvenimenti nel fine settimana. Ce ne parlerà come sempre il nostro Fabrizio Mattana, poi le previsioni del tempo. Subito dopo di noi, quindi alle 13, il TG7 Sport, alcuni titoli da sommario, Inter, Marotta alla squadra, serve più attenzione, il Milan e Pioli ci riprovano, contro la Samp sarà turnover e ancora Napoli si gode Kvara, Giuntoli scoperto durante il lockdown. Juventus, Allegri punta ancora sul 3-5-2. Saremo a vedere, io vi ringrazio per averci seguito, vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci. Debutta il Mocagata domenica alle 14.30 all'Alessandria Calcio, che affronta la prima di una serie di partite di fuoco con una formazione simile a quella di 7 giorni fa. Tolti gli squalificati, Silla e Speranza. Mister Buffi ha lavorato sodo in settimana per cercare di creare un'amalgama con i suoi ragazzi, tanti giovani che devono anche affiatarsi tra loro. La sfida con i Liguri sulla carta è proibitiva. Fra le file degli ospiti, l'ex Luca Parodi, che ha lasciato i grigi poche settimane fa dopo 73 presenze. Avvicendamento nello staff tecnico con Vincenzo Franco, ex Regina e Primavera del Torino, a sostituire Nicolò De Giorgi. La formazione di partenza potrebbe essere la seguente: Marietta, Baldi, Checchi, Sini, Ascoli e Lombardi, Nichetti, Filippi, Ghiozzi, Galeandro, Nepi. Arbitrava l'incontro il signor Virgilio di Trapani. Diamo uno sguardo ora agli altri appuntamenti sportivi del weekend.
Per gli appassionati di automobilismo, prova decisiva per il pilota alessandrino Alessandro Pierguidi, che in Giappone cercava punti per allungare nel mondiale. Oggi in programma prove libere cronometrate, domani mattina il via alle qualifiche per la pole position, poi la corsa vera e propria domenica. Parte domani il campionato di Serie A di hockey in line, che include fra le protagoniste il Monreale, che debutterà fra le mura amiche a Novi Ligure alle 18.30 contro il CUS Verona. Novità in panchina con il ritorno di Alessandro Tarantola e in porta con l'arrivo di Federico Cusin, che affiancherà Nicolò Grando. Altra novità, il ritorno di Nicola Lusignani e l'arrivo di Daniele De Michelis. L'obiettivo è la salvezza. Per il basket, dopo il successo al Memorial di Bella, la Bertrand Ertona tornerà in campo a Brescia domani sera per la sesta edizione del trofeo Roberto Ferrari. Continua la preparazione per il debutto in Supercoppa, dove esordirà invece domani la Novi Più, affrontando il Torino. Poi mercoledì partita con il Cantù, incontro con l'Urania sabato prossimo. Torna a Cremolino camminando con Daria, la quinta edizione della manifestazione rivolta agli appassionati di trekking, che vuole ricordare una giovane scomparsa prematuramente. Tra i percorsi fra le colline, uno di 7 e l'altro di 11 km. Ritrovo domenica alle 8, partenza alle 9.30. Partirà invece da piazza 20 settembre ad Ovada, domenica mattina la nona edizione di Ovada in Randonnée, manifestazione ciclistica non competitiva organizzata dal World Cycling Team. Tra i percorsi fra le novità, uno denominato La Nuova Fatica di 150 km, una manifestazione nata anche per promuovere il territorio. Festa questa sera a Borsasco per i 30 anni della locale bocciofila. Saranno ospiti per l'occasione Daniele Grosso, campione del mondo di bocce, e Giorgia Priarone Argento ai campionati del mondo di duathlon. I due campioni dialogheranno con i ragazzi della società sportiva. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna gradualmente ad aumentare sulle regioni settentrionali e sabato ne conseguirà bel tempo con ampi spazi di cielo sereno, salvo locali rovesci anche a sfondo temporalesco in formazione nel pomeriggio sull'Emilia Romagna, ma saranno di breve durata. Clima caldo moderato con punte massime sulla Valpadana attorno ai 27-29 gradi. Ora osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà sul Piemonte. La giornata di sabato sarà ampiamente soleggiata con clima caldo senza eccessi. Le temperature massime non supereranno i 27-29 gradi. Il clima sarà freschino invece nella notte e all'alba. Una situazione meteo e climatica analoga nella giornata di domenica. Il sole sarà nuovamente protagonista sul territorio con clima caldo estivo, ma gradevole. Dettagli maggiori sulle vostre località sempre sulla nostra app gratuita. Trebi Meteo.